nostro. Vi ringrazio perché è un clima di festa, non è un clima politico. Il clima di festa è sempre una cosa che riempie il cuore. Leggerò qualcosa che non ho scritto io. Comincio. Nel Salmo 14 vi è un'amara constatazione. Tutti sono corrotti, nessuno fa il bene. Grido tragico, perché se da un lato può essere denuncia di una situazione reale contingente, dall'altro può attestare la presenza di una pandemia etica che dilaga e che perverte la natura stessa della convivenza civile. La violenza, l'aggressione innanzitutto verbale, non è forse un habitat al quale oggi assistiamo attoniti in una impotenza d'agire che ci rende tristi e amareggia i nostri giorni? Basta accendere la televisione, cosa che personalmente mi capita se di rado e solo fuori casa, per assistere a talk show in cui si misura da subito il sistematico non ascolto dell'altro, mentre il tono di voce gridato copre ogni opinione e passa sovente al disprezzo e all'insulto, che negano all'altro la sua soggettività e dignità. I telespettatori si abituano così progressivamente ad assumere come propri nel quotidiano quegli atteggiamenti aggressivi. Questi divergono, pertanto, arrivo a una conclusione, un pezzo più interessante di quello che è. Pertanto, la modalità consueta dei rapporti in famiglia, sul luogo di lavoro, nei luoghi di incontro, tutti si sentono non solo autorizzati, ma incoraggiati alla rissa, all'aggressione, al dileggio delle regole comuni. Questo succede ai ragazzi, eccetera, e anche certa stampa e palestra di combattimento in cui non ci si arresta neppure davanti al mistero e alla dignità delle persone, con accuse che vogliono solo distruggere il bersaglio preso di mira. Allora, questo è quello che vediamo tutti i giorni. E a me, che come diceva lui, sono abbastanza vecchio, mi ha fatto venire in mente la primissima intercettazione telefonica, anzi ambientale. Erano delle intercettazioni a Milano all'epoca di uno scandalo dimenticato che si chiamava Duomo Connection. Vorrei concludere con questo. La premessa maggiore era questa televisione che ci rende ancora più barbari di quello che siamo. In mezzo c'è questa legge delle intercettazioni, ma che cosa vogliono quelli che propongono questa legge? È molto semplice, sto arrivando. Parlano la segretaria di un assessore, di un politico, non li nominiamo, è passato tanto tempo, e un suo amico. L'amico dice: ma questo giornale fa delle cose che incredibili, non si può fare il linciaggio morale delle persone, è in prima pagina, un assessore sotto inchiesta per mafia, ma insomma, mettono la foto eccetera, ma robi da matti, ma questi di questo giornale sono degli stronzi maledetti. E gli altri? Sentite, perché è molto importante, gli altri? Il Giorno, guarda sul Giorno, il Giorno è sempre il miglior giornale. Non porta niente, non è successo niente, continua a dire che tutto va bene, è l'unico giornale serio. Ecco, piuttosto mi licenzio e vado a vendere patate. Buonasera a tutti.